Ciao! C'è qualcuno? Bussi alla porta. Ciao! Dimmi se c'è qualcuno. Non si è collegato ancora nessuno? Perfetto, sono da sola, sono da soletta. Un 4. Chi c'è? Aspetta che non me lo dice ancora. Cinzia Tassi. Ciao Cinzia! Ti salutano. Oggi c'è brutto tempo. Siamo ancora qua. Perché tocca sempre a noi? Sì. Ciao Cinzia! Ciao Maria Ilaria, ciao. Ormai la Ormai mi coppia conoscono. Maria Ilaria. Prima Maria Rita, Marita mi ha abbandonata, che sarebbe mia sorella, con questo Covid qua, le demo le facevamo sempre insieme, le sorelle Kessler. E vabbè, siamo qui. Ditemi quando poi devo cominciare, ragazze. Vogliono sapere cosa preparo? Lo devo dire a te? Lo dico dopo, così lo ascoltano tutti, se sono poche persone. Sono 50. Ah, caspita, di già? Perfetto. Chiara, dimmi quando devo cominciare. Oggi demo base, demo per le persone nuove, quindi un po' ripetitiva per chi magari ne ha già vista altre volte, ma comunque bisogna farla la demo base lunedì perché per tutte le persone padrone di casa nuove che entrano. Hanno bisogno insomma di avere una carrellata, una demo completa, ok? Poi il mercoledì e il venerdì facciamo delle cotture più approfondite, una sola cottura con tutto il procedimento e non so che ci sarà mercoledì, sinceramente non me lo ricordo il programma, troppe cose in questo periodo. E niente, quindi oggi faremo questa demo base, quindi faremo una pasta. Oggi farò una pasta integrale, poi farò il risotto, la frittura e la solita pizza e poi un dolce. Ok? Allora io direi di cominciare. Chiara ha detto di sì? Non c'è, ma c'è Chiara? No, cioè non l'ho Chiara? vista, però vai. Comincio? Sì. Ok, allora inizio. Ciao a tutti, mi presento. Sono Maria Petrilli, consulente Life Prime, lavoro con questa azienda da 5 anni e ci occupiamo della salute e benessere dei nostri clienti. E niente, oggi vi farò vedere diverse cotture e andrò poi a spiegarvi nello specifico come bisogna utilizzare questi ottimizzatori. Intanto, vabbè, vi dico un attimo che cosa fanno, che cos'è il nostro Magic Cooker. È un ottimizzatore, quindi un coperchio con dei fori, poi abbiamo un distanziale che sono chiamati fori di Venturi, poi abbiamo un distanziale e un condensatore. Praticamente usiamo le pentole di casa e con il coperchio lo andiamo praticamente solo ad appoggiare, ok? Se volete possiamo paragonarlo un po' alla pentola a pressione, ma non è una pentola a pressione perché mentre la pentola a pressione non possiamo mai aprirla mentre cuciniamo, il nostro coperchio invece possiamo benissimo controllare il nostro cibo. E a differenza della pentola a pressione, proprio perché ci sono questi fori di Venturi, andiamo a cucinare a temperature basse, mentre la pentola a pressione a temperature elevate. Qual è la differenza? La differenza è che cucinando a temperature basse noi riusciamo a mantenere tutte le sostanze organolettiche dei nostri cibi intatte, quindi sali minerali, vitamine, e mentre con la pentola a pressione, arrivando a temperature elevate, distrugge tutto quello che noi cuciniamo. Ma questo veramente succede anche con le cotture classiche, quindi quando andiamo a bollire l'acqua è la stessa cosa, perché praticamente la temperatura si alza e quindi ci distrugge. Diciamo le sostanze migliori del nostro cibo, okay? Che è già molto povero, poi distruggendole è la catastrofe.
E questo succede anche col forno, perché anche il forno voi comunque lo andate a portare a temperatura elevata, 180-200 gradi, e quindi anche questo rovina le nostre cotture. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con un coperchio noi possiamo sostituire tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, dalla vaporiera, risottiera, come si dice, grill. Friggitrice e forno. Quindi veramente riusciamo a fare tutto, anche tostapane, quindi io faccio i toast in 2 minuti sul fornello. Veramente si fa di tutto, quindi io non ho più nessun tipo di elettrodomestico, tanto più il microonde. Il microonde è pazzesco, bisogna eliminarlo dalla cucina il microonde, perché distrugge veramente la cosa peggiore che esista. E infatti, anche se per dire vogliamo scongelare del pane, io prima quando lo mettevo nel microonde mi ricordo che diventava una gomma, una cosa immangiabile. Invece con il nostro magic cooker messo dentro ad una pentola, sul fornellino piccolo, ogni tanto lo giriamo, in 2-3 minuti noi scongeliamo il pane e viene bello croccante come quando lo facciamo nel forno, solo che il forno devi portarlo a temperatura. Invece scusate, oggi sono un po' ipertesa perché anzi, vabbè, mia figlia non vuole che lo dica, però questa dimostrazione la voglio dedicare a una mia consulente che purtroppo è venuta a mancare e quindi sono un po' così. Sono un po' di giorni che, non so, che sono così, per cui scusatemi. Allora, io direi di partire a questo punto con delle cotture e poi man mano vi spiego. Allora, oggi vi propongo una pasta integrale, ok, con i porri, quindi vado a mettere dentro i porri, vado a mettere il guanciale, Ilaria mi suggerisci, perché mi mancano le parole, ok, vado a mettere il guanciale, vado a mettere proprio un filino di olio. In questo caso, siccome c'è il guanciale, mi piace farla andare 2 minuti senza la pasta, dopodiché andrò ad aggiungere anche tutto insieme la pasta, ok? Quindi accendiamo a fiamma alta, la lasciamo andare giusto un paio di minuti, dopodiché vado ad aggiungere la pasta secca. Come mi devo, come si dice? Aiuto, mi manca la parola. Aiuto, non mi viene. Ecco, regolare, come mi devo regolare con il quantitativo di acqua, scusate. Allora, in pratica, per ogni etto di pasta secca che devo andare a inserire, dovrò mettere un bicchiere di acqua, che praticamente in cucina io dico sempre ai miei clienti di tenere un bicchiere classico di plastica, che è circa 200 ml, ok? Quindi per ogni etto di pasta vado a mettere un bicchiere di acqua. In questo caso io ho pesato prima 2 etti di pasta, quindi dopo quando andrò ad aggiungere la pasta andrò a mettere 2 bicchieri di acqua e anche col sale come mi devo regolare? Ovviamente io qua in questo caso vado a fare 2 etti, ma anche se andassi a fare 5 etti di pasta, ok, sarebbero 5 bicchieri, quindi non sono 2 litri di acqua che vado a bollire, quindi devo mettere la manciata di sale, no, assolutamente. Vado proprio con le punte delle dita a salare, soprattutto le prime volte, mettetene pochissimo, piuttosto l'assaggiate durante la cottura e andate ad aggiungerlo, potete aggiungerlo tranquillamente fino alla fine, perché se mettete la solita manciata di sale, praticamente poi non riuscite più a recuperarla, quindi bisogna stare molto attenta col sale. E niente, se invece della pasta secca voi cucinate una pasta fresca, quindi se anziché avere le farfalle secche avessi avuto una pasta fresca di una cottura di 5-6 minuti, il quantitativo di acqua va dimezzato. Quindi anziché mettere il solito bicchiere di acqua andrò a metterne metà. Ok? Quindi per ogni etto di pasta fresca va messo metà bicchiere di acqua. Addirittura vi dirò, se fate dei ravioli che hanno una cottura di un paio, 2-3 minuti, addirittura si mette una sola tazzina di acqua all'interno per ogni 250 grammi di ravioli. Ok? Quindi per dire, voglio fare dei ravioli con salvia e burro,
metto all'interno già il pezzettino di burro, la salvia, i miei ravioli, metto la mia tazzina di acqua, ok? Faccio andare un minuto a fiamma alta, dopodiché abbasso al minimo e metto la cottura dei ravioli, 3 minuti di ravioli. E come vengono? Praticamente cuociono con quel pochissimo di acqua, con quel vapore, quindi non si aprono, non prendono l'acqua, non si annacquano e rimangono veramente gustosissimi, ok? Allora, io adesso vado ad aggiungere la pasta, vedete? Ok? Vado ad aggiungere 2 bicchieri di acqua. Allora. Adesso sì. 2 bicchieri di acqua. E uno, due. Vado a mettere un pizzico, vedete, di sale, e poiché la vedete che la pasta, Ilaria, fai vedere che la pasta non è sommersa dall'acqua, quindi le do una mescolata, ok? E durante la cottura, quindi adesso vado a fiamma alta, quando da questi fori vedrete uscire del vapore andrò ad abbassare al minimo e metterò la cottura che mi dà la scatola della pasta, quindi 7, 10, insomma questa mi dà 10 minuti, quindi io dal momento che andrò ad abbassare metterò 10 minuti. Ilaria, inquadrami qua perché mi stavo dimenticando di mettere sulla torta per prima, perché la torta ha una cottura di 20 minuti, ok? Voi fate conto che ora che preriscaldate il forno, io praticamente ho già cotto la mia torta. Ho fatto una base di una torta, non so se conoscete la ricetta dei 7 vasetti, ok? Allora, ho preso lo yogurt alla fragola e ho fatto la misura con lo yogurt, quindi aiuto. Ho inserito 1 bicchiere di yogurt alla fragola, poi ho messo 3 bicchieri di farina, 2 di zucchero, le uova e l'olio di girasole, anziché il burro, ok? A questo punto io andrò a mettere il mio impasto, perché adesso ho aggiunto un attimo il lievito, perché sennò... Ok, aspetta che prendo la tiglia. Allora, credo che qua, scusate, devo abbassare un attimo, perché vedete già come esce il vapore. Quindi io adesso vado ad abbassare al minimo... e metto 10 minuti di cottura. Ok, allora qua vado a mettere la mia torta. Intanto ti salutano tutti. Ciao a tutti. Scusate, adesso mi è passata un po', Aspetta, c'è sotto qualcosa. Mari sta facendo un casino. Ok, vedete. Ho messo poi delle fragole tagliate, no? Perché quando faccio questa dei 7 vasetti, in base allo yogurt che uso, per dire, se uso uno yogurt al cioccolato ci metto dentro i pezzi di cioccolato, se uso uno yogurt al cocco ci metto dentro dei pezzettini di cocco. Insomma, potete farla come volete. Adesso la sistemo. Quante uova intanto? 3 uova ho messo. Ok. Ok? Allora, vedete? Adesso, Ilaria, fai vedere il nostro kit forno. Il nostro kit forno è composto, vedete, da questa pentola in alluminio e dentro non c'è nulla, non c'è acqua, non c'è nulla, c'è solo un omino di ferro, vedete? Che io vado ad appoggiare dentro per tenere la mia teglia, diciamo, sollevata in modo tale che non è a diretto contatto col gas, quindi la metto dentro, ok? Ci devo mettere un po' di granella. Il zucchero sopra, scusate, ok, dopo venite a mangiarla, eh? Allora, questo mino qua, non preferisco metterlo così perché ho messo come, ok, mi fa venire la torta storta. Ok, allora, adesso accendo, io lo metto, vedete, su questo fornello che è medio, perché tengo una fiamma medio alta, così non la guardo più. So che 20 minuti circa vado a controllarla,
Quando vedrò, oh porca miseria, quando vedrò che la mia torta sul bordo è diventata dorata, quindi non sopra ma sul bordo, la vado a spegnere, anche se sopra è bianca, perché la lascio andare in autocottura. In questo modo la torta mi rimane morbidissima, ma questo anche le crostate, il pane, perché se voi aspettate invece di fare la doratura sopra, poi all'interno si induriscono, diventano più secche. Invece in questo modo, se voi per dire guardate la doratura sul bordo, vedrete che vi vengono delle torte ottime. Allora, nel frattempo io do una mescolata qui alla pasta, vedete? Ok. Poi può succedere, no? Ve lo dico, che magari durante la cottura mi sono spostata leggermente dalla cucina, non ho notato che il vapore cominciava ad uscire, quindi può essere che prima della fine della cottura, io la controllo, mi sembra che manchi un goccio d'acqua, io gliela aggiungo tranquillamente, gliela posso aggiungere dai fori quassù, poi o apro un attimo e gliela metto dentro, ok? Adesso invece andiamo a fare un risotto. Oggi vi faccio un risotto, non so se l'avete mai provato a fare, un risotto alle fragole. Allora, scusate che queste le metto qui per la guarnizione. Quindi io vado a mettere le mie fragole nella pentola, poi metto un filo di olio, proprio un filino, io uso pochi condimenti davvero. Vado a mettere un bicchiere di riso, allora in questo caso c'è chi ama farlo tostare e questo nessuno glielo vieta. L'importante, aggiungo la cipolla, l'importante è che se voi lo fate tostare sempre col coperchio. Il coperchio non deve mai non esserci, perché altrimenti svanisce il suo lavoro, ok? Quindi ho messo le fragole, la cipolla, un filo d'olio, il riso, vado a mettere quanto mi regolo il quantitativo di acqua per il riso. Ogni bicchiere di riso che io utilizzo vado a mettere il doppio di acqua o brodo. Se metto l'acqua dovrò aggiungergli un dado, ok? In questo caso io vado a mettermi il vino, vedete? E quindi la differenza di un bicchiere, del bicchiere lo vado a mettere dopo di brodo. Quindi, siccome ho messo un bicchiere di riso, andrò a mettere il doppio. Quindi vado a mettere uno e poi uno pieno. Due bicchieri di brodo, perché ho messo l'altro liquido, ok? Do una mescolata all'inizio e a differenza della pasta non andrò mai più a girarlo il riso, quindi parto a fiamma, vedete? Partirò a fiamma alta, dopodiché quando esce, anzi questo siccome lo stiamo usando col dinamico, adesso vi do un'altra spiegazione. Intanto, se lo usate col classico, si parte sempre come abbiamo fatto con la pasta a fiamma alta, dopodiché quando esce il vapore lo andate ad abbassare e mettete sempre 10 minuti di cottura. Ma questo vi parlo di un riso Carnaroli o Vialone Nano, che di solito sono i risotti che si utilizzano per fare, cioè il riso che si utilizza per fare un risotto. Ovviamente se mi usate, vado ad aggiungere un filo d'acqua alla pasta perché mi sembra mi manchi un po', quanto mi manca di cottura, sì, un pochino manca. Intanto ti dicono, il coperchio della pasta copre tutta la pentola? Sì. Allora, in questo caso la pentola, vedete, ha dentro una zigrinatura, no? Quindi io lo vado ad incastrare proprio dentro. Ma se io gli vado a mettere, per esempio, questo, che è più grande, lo uso comunque. E come potete vedere è quadrato e la pentola è tonda, quindi ci va bene comunque. Noi questo lo chiamiamo il cuotondo, ok? Sono stata chiara? C'è qualche domanda? No, mi dicono okay. Che sono l'assaggiatrice ufficiale. Poi un'altra cosa volevo dirvi, per quanto riguarda il kit forno, prima vi dicevo una differenza della pentola a pressione che non possiamo aprire, e non possiamo aprire neanche il forno, perché se io apro il forno mentre bando in cottura, soprattutto un dolce a lievitazione, questo mi scende e non mi rilievita più. Invece voi vedete che io apro tranquillamente la mia torta, lo posso fare tranquillamente perché in questo caso noi stiamo lavorando con temperature basse e costanti.
Cosa vuol dire? Che qua c'è un continuo riciclo di aria, ok? Questo mi permette di mantenere all'interno una temperatura sempre bassa e di conseguenza, ma oltre a mantenere i sapori intatti dei nostri cibi, non vanno mai utilizzate le cappe, perché la cappa fa spiraggio, quindi mi svanisce praticamente questa rotazione dei vapori che mi mantiene la temperatura costante, ok? E questo è il motivo per cui noi possiamo guardare, controllare il nostro cibo. Puoi ripetere la fiamma del kit forno? Io la fiamma del kit forno l'ho messo su una fiamma media e l'ho messa medio-alta, proprio in mezzo, così non lo controllo più. Poi, adesso invece direi, allora lì vi stavo spiegando prima il riso, quindi il riso se lo usate con un classico, nel momento che esce il vapore abbassate e mettete 10 minuti di cottura, se usate un basmati invece 4 minuti è pronto. Se invece lo usiamo con un dinamico, vedete che questi due coperchi, l'aria fa vedere, sono diversi, vale a dire questo è il modello classico che è fisso, vedete la calotta questa qua, come cavolo si chiama, il condensatore, ok? Questo è fisso. Mentre questo del dinamico all'interno c'ha una molla che quando all'interno raggiunge una temperatura di 97 gradi, questo è intelligente, si alza e mi diventa come un classico. Però, a differenza del classico, il dinamico mi abbrevia i tempi di cottura. Quindi se io lo voglio usare come dinamico e voglio abbreviare i tempi di cottura, cosa faccio? Non devo abbassare la fiamma, la tengo sempre alta e metto metà tempo di cottura. Se invece quando lui si alza lo voglio usare come un classico, non faccio altro che riabbassare la fiamma al minimo e mi diventa un classico. Questa è la differenza. Quindi sta a voi la scelta. Non dovete cambiare la vostra tipologia di cucina, potete mettere all'interno tutto quello che vi piace a voi. L'unica cosa che bisogna tener conto è altezza pentola, altezza fiamma e quantitativo di acqua. Basta, è semplicissimo. Vedete il risotto, la pasta praticamente è pronta, è suonata, quindi la spengo, ok? Adesso vado a dare una mescolata. Aspetta che intanto faccio vedere qua. E la lascio un minutino. Coperta. Il riso, vedete, si sta alzando, quindi dal momento che si alza completamente io andrò a mettere 4 minuti di cottura. Poi spengo, ok? Posso mantecarlo nel minuto che deve rimanermi in alta cottura. Quindi se devo mettergli del formaggio glielo posso mettere all'interno, ok? E faccio finire la cottura, l'alta cottura, diciamo. Adesso intanto qua posso impiattare, mettere un po' di pepe, un po' di formaggio. Allora. Se si usa una pentola normale per la torta, sotto bisogna mettere lo spargifiamma e la fiamma è uguale? No, perché? Assolutamente. Ah, ma per la torta? Allora, intanto bisogna capire che tipologia di pentola mi sta parlando, non quella ovviamente che usiamo nel forno, cioè non una teglia. Se abbiamo una pentola tipo le nostre in vulcanica, un polvere di diamante che hanno diversi strati, con quella tranquillamente possiamo farci anche la cottura della torta. L'unica differenza è che, come vedete, nel kit forno, io il kit forno lo tengo ad una fiamma medio-alta, non devo guardarla più di tanto. Facendola in pentola invece è importante il minuto iniziale solo a fiamma alta, poi dovete metterla al minimo, se no rischiate di bruciarla sotto. E poi dopo, con uno stuzzicadente, dopo 20-25 minuti controllate, e la torta è pronta. L'unica cosa che a differenza del kit forno non riuscite a dargli quella bella doratura sopra, rimane piuttosto chiara, però io quando la facevo in pentola ci mettevo tanto zucchero a velo ed era squisita comunque, ok? Allora, scusate che metto un po' di formaggio sulla pasta. Ok, e il mio primo, diciamo, è pronto. Qua nel frattempo vi vorrei far vedere il risotto, avete visto tutto insieme, ok? Qua vedete il risotto mi sta andando, non ho messo i 4 minuti, mettiamoli qua adesso perché vi si è alzato, quindi facciamo così. Qua la mia torta
ancora un po' presto. E quindi adesso io direi di fare... Questa è la fiamma. Aspetta che volevano vedere la fiamma. Io direi di far vedere la pizza. Allora, mentre vi ho fatto vedere il discorso appunto della torta nel kit forno, invece adesso vi faccio vedere il discorso appunto della pentola, quindi che possiamo usare anche una pentola come forno, quindi per fare delle patate al forno, per fare il pesce al forno, per fare il pollo, cioè tutto è una questione di fiamma e di altezza. Anche per quanto riguarda l'arrosto, se io devo fare un arrosto non potrò mai utilizzare una pentola bassa, ma dovrò utilizzare una pentola più alta, perché comunque ci deve essere dello spazio tra il mangiare e i nostri fori, ok? Perché ci deve essere un circolo di aria all'interno, in pratica, diventa un po' una sorta di sauna, diceva il nostro Fabio Campoli. Aspetta che ci sono un sacco di domande. Ok, dimmi. Allora, intanto farcisco questo perché poi devo partire col fritto, eh. Si possono usare su qualsiasi pentola? Assolutamente sì. Potete usare quelle di acciaio. Mia mamma usa sempre quelle dell'AMC, per dire, cioè, assolutamente. Poi... E tra l'altro vi dirò, non dovete comprare un coperchio per ogni pentola, perché è sufficiente avere già due o tre coperchi massimo che veramente coprite un'intera batteria di pentole. Adesso vi spiego perché, ve lo faccio vedere. Aspettate che metto sulla pizza, così poi mettiamo su anche il fritto una volta che è cotto il riso, se no troppe cotture. Poi, cosa hai messo nella pasta? Nella pasta ho fatto porri, guanciale, l'ho fatto andare 2 minuti, poi ho messo la pasta integrale, ho messo l'acqua in base alla pasta e ho messo il sale, punto. Cottura del risotto? Cottura del risotto? Minuti? I minuti, questi qua. Ti chiedono i minuti? Con il dinamico che stiamo facendo sono 4 minuti più mando 1 minuto in autocottura. Con il classico invece, che è quello che devi abbassare la fiamma, che è questo, già fisso, praticamente dal momento che abbassi la fiamma sono 10 minuti di cottura. E poi ti chiedevano la differenza fra classico e dynamic. Allora, praticamente il classico rimane, è così, no? Rimane già distanziato, no? Dal nostro piatto. Invece il dinamico parte dal basso, che viene, c'ha una molla in titanio a memoria di forma, che quando all'interno raggiunge una temperatura di 97 gradi, lui si alza. È così. Un po' come la pentola a pressione, che quando raggiunge una sua temperatura comincia a fischiare, se lo vogliamo paragonare. E rispetto al classico abbrevia le cotture, questa è la semplice differenza. Sono eccezionali entrambi, quindi io li uso tutti e due. Allora, io direi di partire con... Allora, qua, devo controllare che è pronto. Allora, spengo il riso, faccio andare la pizza. Allora, la pizza tengo una fiamma alta all'inizio, poi la abbasso un pochino. Qui il riso, aspetta, devo mantecarlo. Facciamolo buono, eh? Devi mangiarlo te? Sì. Ok. Aspetta, perché non voglio usare questa, che se no mi rigo la pentola. Voglio usare questa. Adesso, se prendo il piatto così... Spettacolare questo riso. Quale diametro devono avere i coperchi? Allora, noi abbiamo praticamente coperchi che partono da una misura 22 fino a 41. Abbiamo il 22, 25, 27, il 30 quadrato, il 31, il 35, il 41. Li abbiamo quadrati, che secondo me sono i migliori perché riesci a sposarli meglio sulle pentole. Perché se abbiamo dei manici che ci danno fastidio, il tondo rimane tondo, quindi comunque in qualunque modo lo mettiamo è tondo. Il quadrato, se ho dei manici che mi danno fastidio, li posso praticamente girare, vedete, farli tipo rombo, ok? Quindi secondo me sono i migliori. Adesso vado a impiattare il riso e dopodiché... Scusate, devo aver tirato fuori tutti i piatti. Allora...
No, cos'hai messo nel riso, non il burro? No, io ho messo un filo di olio, ho messo le fragole. No, adesso per mantecare. Ah, ho messo un po' di crescenza. Ok, questa la metto in frigo che mi è avanzato. Ok, quindi questo. Facciamo vedere. Sì, aspetta, devo finirlo di guarnire, Laria. Ok. Ok. E voilà, il nostro risotto alle fragole è pronto. Allora, vedete la torta? La vieni qua a far vedere. Io fra un po' questa torta, appena diventa dorata qua sul bordo, ok? La vado a spegnere e la mando in autocottura, ok? Boh, questa la metto, scusami. Allora, adesso vi parlo della frittura, che secondo me è la cosa che più sbalordisce e vi farò vedere. Qua, aspetta che abbasso un po' la fiamma, se no... Di mi dicono di assaggiare. Allora, do passaggio. La pizza come sta, mi fai inquadrare qua. Mm-hmm. Vedete la pizza come sta già lievitando, ok? 5 minuti ed è pronta. Allora, non so dove mettermi perché lo lascio qua. Allora, per quanto riguarda la frittura, io vi farò vedere oggi, intanto che partiamo da olio freddo, quindi io vado a mettere nella mia pentola l'olio, ok? Poi vi spiego, adesso prima metto a farlo, poi vedete quanto olio sto usando, direte mamma mia, ma quella frittura, quanto olio, madonna, invece no. Allora, come vi regolate con l'olio? In base a quanto dovete fare di fritto, l'olio, diciamo che il nostro cibo deve essere sempre al di sotto del nostro olio, mai sopra, perché fa male, malissimo. Allora, vado ad inserire all'interno del pesce fresco che ho infarinato, quindi sono dei totani, vedete, infarinati, freschi. Ok? Perché mi dite sempre, ma perché fate sempre il congelato? Vi ho accontentato. Oggi fresco, ma non è tutto. Arrivo, All'interno gli vado a mettere anche quello congelato. Gli vado a mettere quindi il pesce, vado a mettere due fiori di zucca, vado a mettere del pesce congelato, delle olive ascolane e delle patatine. Vedete? Faccio un bel miscuglio di cose. Oh, cos'hai? Siamo in due. Ma che due? Stasera li mangiano poi, lo mangia anche Davide, lo mangia l'Alessia. Non si tira mai nessuno qua indietro per il mangiare. Ci sono i muratori, basta che li chiamo dopo alle 4, vengono tutti su a mangiare. No, scherzo, non si può per la pandemia. Allora, intanto qua io andrei quasi a spegnere, perché qua è quasi pronta, ancora 2 minuti, dai. Allora, per il fritto, avete visto, ho messo tutto a freddo, copro col mio coperchio e vado a metterlo a fiamma alta. Allora, la fiamma, quando noi friggiamo, deve essere sempre alta, ok? Se devo fare dei panzerotti, se devo fare delle frittelle, ok? Cosa devo fare? In quel caso, siccome devono gonfiarsi col calore dell'olio, vado praticamente a scaldare l'olio, ma in questo caso l'olio non lo vado a scaldare a fiamma alta, ma lo scaldo a fiamma bassa. Quando sento che il coperchio, diciamo, è caldo, vado a spegnere, vado a mettere le mie frittelle, i miei panzerotti all'interno, riaccendo il copro col coperchio, metto a fiamma alta e in quel caso la frittura la devo fare a fiamma alta, mai a fiamma bassa, perché ottenete il contrario, nel senso che il fritto si impregna di olio. Invece in questo caso, per avere un fritto bello croccante e asciutto, bisogna farlo in questo modo. Dentro vedrete che rimarrà bello morbido e fuori bello croccante, ok? E cosa vi volevo dire? Ecco, con questo sistema, proprio perché noi andiamo a cucinare per le nuove, lo dico, proprio perché noi andiamo a cucinare a temperature basse, praticamente noi questo olio, proprio perché non arriverà mai, dico mai, appunto fumo. Ovviamente dovete stare attente per non farlo arrivare a punto fumo. Come? Quando io friggo, faccio la prima frittura, devo praticamente togliere il mio fritto, cosa faccio? Spengo, ho sposto la pentola dal fuoco,
tolgo la prima frittura, metto la seconda frittura, ricopro e riparto a fiamma alta. Questo è essenziale, cioè io non devo mai friggere senza il coperchio, perché altrimenti l'olio mi va a punto fumo, si crea questa sostanza della croelina e praticamente diventa cancerogeno. Con questo modo invece noi l'olio, una volta che ho finito, quando si raffredda, lo filtro, lo vado a rimettere in bottiglia e lo posso riutilizzare per 6 o 7 volte. Il motivo per cui posso in questo caso mischiare gli alimenti e che non si mischiano tra loro è proprio perché andiamo a cucinare a temperatura bassa, ok? Quindi le molecole dei cibi non si staccano, rimangono intatti tra di loro. Quindi ogni cosa, ogni pietanza che noi mettiamo all'interno sa di questo. Quindi il fiore di zucca saprà di fiore di zucca, il pesce sa di pesce, la patatina sa di patatina. Non si vanno a mischiare proprio perché non c'è rilascio delle molecole. Ok? Questo ovviamente è anche per la pasta, per il riso, quant'altro, perché non si rompe la rete glutinica con la bassa temperatura, lo zucchero composto non diventa semplice, non fa male, non fa alzare la... Oggi mi dimentico i vocaboli, scusate per il diabete, non mi viene, Ilaria non aiutarmi, ok? Sto leggendo i commenti. E quindi diciamo che è il metodo migliore per cucinare, ok? Allora, magari te lo scrivono loro e mi aiutano, perché visto che te sei consulente per modo di dire. Allora, qua la pizza tra un po' la vado a spegnere. Allora, vedete? Io adesso fra un po' la controllo sotto. Quando sotto vedo che è ben diciamo dorata, la spengo. Qua la torta sicuramente la spengo, perché vedete? Adesso che è diventata dorata sul bordo, la vado a spegnere e la mando in autocottura. Quindi tra un po' è pronta anche quella. Quindi diciamo che come cotture. Un'altra cosa. A me i coperchi avevano colpito per il discorso che posso cucinare direttamente il congelato, quindi io non scongelo veramente più nulla. Quindi se ho una bistecca, se ho degli hamburger, se ho i filetti di orata, di branzino, quello che è, li prendo, li metto direttamente in padella e neanche 10 minuti io li preparo. Se devo fare un filetto di orata, metto un filo di olio, metto i miei filetti, ci metto magari due pomodorini, quello che vi piace mettere a voi, copro con il mio coperchio e tengo una fiamma media, 7 minuti sono pronti. Se devo fare gli hamburger ovviamente li devo rigirare, ok, ma la fiamma deve essere sempre medio alta, non bassa, se no la carne la fate bollita. Un'altra cosa importante per le carni è il tempo, cioè le carni vanno cucinate a metà tempo, cioè tenete la tempistica di una pentola a pressione. Quindi metà tempo di quello che lo fate in genere, ok? Se prima ci impiegavate un'ora e mezza per fare un arrosto, sapete che ci impiegate 45 minuti. Poi dipende ovviamente anche dalla dimensione dell'arrosto, se è di 2 kg ci impiega un po' più di 45 minuti. Ovviamente se lo cucinavate nel metodo classico, normale, senza il coperchio, ci voleva più di un'ora e mezza. Quindi dovete praticamente tenere il metà tempo di cottura, perché in questo modo le carni rimangono belle morbide e non si induriscono, ok? Quindi anche se io prendo un pollo che lo metto intero nella mia padella con tutti gli aromi, anche quello un quarto d'ora, 20 minuti è pronto. Ovviamente io poi lo rigiro e niente, qua la pizza io direi che la vado a spegnere e la lascio un attimo. Scusami raga, tanto adesso la metto sul tagliere, aspetto 2 secondi e la metto un attimo. Perché ti hanno chiesto per farla più dorata sopra? Che cosa? La pizza. Allora, per farla più dorata sotto potete asciugare spesso il coso, però tenete conto che, dopo vi faccio sentire, tenete conto che quello che non avete sopra ce l'avete sotto, cioè rimangono belle croccanti, ok? Oppure un altro metodo c'è, è quello di, anziché metterli come avete visto voi, la passata, subito la mozzarella, non gli mettete nulla, lo fate andare un 5 minuti senza nulla, poi la girate e nel momento in cui andrete poi a girarla andrete poi a condirla, ok? Quindi non avete poi la... Allora, okay. Poi anche altre...
No, qua chiedevano dell'olio, fino a quante volte si può usare? Almeno 6-7 volte, tra l'altro per cotture diverse, quindi se adesso avete visto ho messo più cose, no? Però mettiamo che voi friggete un giorno solo il pesce, la volta dopo volete fare delle frittelle dolci, lo fate tranquillamente. Io tutti i corsi di cucina che facevo con le mie colleghe, praticamente nei corsi di cucina facevamo sempre le frittelle dolci di mele dopo che facevamo la frittura, proprio per far vedere che noi quell'olio lo possiamo riutilizzare per altre cose e che quindi come non prendono il sapore i cibi, neanche l'olio ovviamente prende il sapore dei cibi, quindi lo possiamo riutilizzare più volte per più cose, ok? Ditemi ancora che cosa vi posso dire, quindi la griglia ve l'ho spiegata. Se dovete fare il toast, allora vedete che qua sta uscendo il vapore, quindi adesso diciamo che l'olio è arrivato alla temperatura che mi sta friggendo, no? Ilaria, fai vedere che l'olio frigge, lo vedete? Mm-hmm. Lo vedono? Perfetto. Vi faccio vedere anche che io metto all'interno la mano e non mi ustiono, perché praticamente questo è il motivo, perché noi l'olio praticamente lo possiamo riutilizzare, proprio perché non arriva mai al punto fumo dove si può ustionare. Quindi oltre al fatto che è più salutare, è anche non pericoloso, diciamo, no? Perché io mi ricordo, soprattutto quando facevo gli anelli, gli schizzi che mi potevano arrivare o cose, infatti a parte che non li facevo mai, non li facevo mai per questo motivo, ma soprattutto per gli odori. Cioè questi ottimizzatori di cucina assorbono gli odori dell'80%, quindi senti il profumo di quello che cucini, ma non l'odore, quindi anche i vestiti non si impregnano, le tende. Potete cucinare soprattutto, vedete, io ho fatto un sacco di cose e non ho sporcato nulla, ok? Cioè ovviamente non dovete essere pasticcione in cucina, perché se si è pasticcione in cucina si sporca comunque. Ma invece se siamo ordinate vedrete che non si formano più i pallini del vapore e quant'altro, ok? Ed è veramente, secondo me, eccezionale. E ogni tanto guardo la mia torta che si sta dorando, non la guardo molto se no che ci impiega di più, perché ve la voglio far vedere. Allora, vi metto la pizza sul tagliere, così ve la faccio sentire. Volendo potevo farla stare ancora un po', però vabbè. Perché così stasera ho la possibilità di riscaldarmela, se no poi è troppo croccante, mio marito mi spara. A lui non piace croccantissima. Però sentite? Sentite comunque? Poi dopo stasera gli aggiungo su magari dello speck, delle acciughe, insomma, quello che voglio. Allora, aspettiamo il fritto. Dimmi se hanno qualche informazione in più sulla cottura di una torta con pasta frolla. Ma è la stessa cosa, nel senso, io prendo qualunque tipo di ricetta, per dire, non so, io ho fatto, oggi tra l'altro la volevo fare, ma sono arrivata tardi, volevo fare proprio una torta con la... Cosa fai? La mangio. Dai, dai. Con la pasta frolla, dentro volevo mettergli del mascarpone, volevo farla e coprirla ancora sopra, veramente era tipo una sbrisolona, e coprirla con le fragole, no? All'interno e coprirla sopra con la sbrisolona. Volevo fare insomma una cosa così, ma non ho avuto tempo di prendere tutte queste cose, allora l'ho fatto la classica. Però la metodologia è la stessa. Quindi quando voi vedete che è ben dorata sul bordo la dovete spegnere, ma questa anche per una torta salata, la stessa cosa. Le crostate vi garantisco, vengono eccezionali davvero, veramente buone. Allora, intanto scusami, mi lavo questo perché... Allora, poi i coperchi, mi serve per il fritto, dai, scusami. I coperchi praticamente si possono mettere in lavastoviglie tranquillamente, mentre le pentole no, tutte le pentole, tenete conto, anche quelle che comprate al mercato, no? Le classiche pentole antiaderenti, non vanno mai messe in lavastoviglie, perché in lavastoviglie abbiamo dei detersivi che sono veramente aggressivi e ce le rovinano. Quindi i coperchi, se volete, li potete mettere tranquillamente. Poi per lucidarli abbiamo una magic foam che è fantastica, che ve li può lucidare nel caso perdano un po' di lucentezza. E cosa stavo dicendo?
mi sono persa. Ah, della lavastoviglie, mentre le pentole assolutamente no. Noi abbiamo delle pentole fantastiche, ce le abbiamo in pietra vulcanica e poi abbiamo queste che sono in polvere di diamante, sono veramente eccezionali. Pensate che in questo, quando noi facciamo i corsi di cucina, facciamo vedere che mettiamo all'interno un bicchiere e praticamente, se volete, non volete, lo possiamo anche fare. Praticamente vediamo che questo bicchiere si accartoccia e tutto, ma non lascia niente, non si attacca nulla su queste pentole, sono veramente eccezionali. E poi vabbè, potete chiedere anche alle vostre consulenti, ci sono delle bellissime promozioni e quindi potete assolutamente chiedere, ok? Oppure penso che ci siano anche tanti padroni di casa che fanno la raccolta punti e quindi è una bella cosa perché con la raccolta punti potete prenderle anche gratuitamente. Poi vi fate spiegare il come farlo sempre dalle consulenti o da chi vi ha invitate, ok? Poi per la padrona di casa che ci porta delle persone, quattro persone, viene regalato il baby. Ovviamente voi vedete che è bianco, ma non è bianco, è in acciaio, perché anche i coperti che vi arrivano a casa sono con questa pellicola. Mi raccomando, va sempre tolta, perché ho visto alle volte delle clienti postare su Facebook o cosa e non avevano tolto la pellicola, no, perché poi rovinate i coperchi, ok? E oppure potete avere la quadrotta in coccio con il coperchio 22 dando un contributo di 9,90 euro con un minimo di acquisto da parte delle vostre persone che invitate. E, oppure il distanziale, cioè i coperchi adesso quelli che l'azienda spedisce sono tutti praticamente classici ma convertibili a dynamic. Cosa vuol dire? Che sempre con l'invito di quattro persone l'azienda vi fa avere questa molla in titanio per poter trasformare il vostro coperchio nella versione dynamic. Se mi manca qualcosa da aggiungere? No. Il mio fritto è pronto. Quindi vedete, il mio fritto è pronto, adesso lo tolgo, aspetto 2 secondi che abbasso i vapori all'interno un attimo. E li metto e io le ho tirato fuori diversi piatti, ma sempre se ne ha fatto, guardate, li ho usati tutti. Allora, vado a mettere la mia frittura. Io vi faccio vedere che non uso neanche lo Scottex per mettere dentro per il fritto, ok? Proprio perché vi voglio far vedere che rimane bello asciutto. Allora, vedete? Questi sono gli anelli freschi, qua c'è l'oliva. Dopo mia figlia si fa una mangiata. Vabbè, l'impegno che ci metti a fare la a riprendere bisogna anche. Allora, Ilara, c'è qualche domanda? No. Okay. Tutti ti dicono che sei stata chiara. Perfetto. Quando si cucina, sempre con la cappa spenta? Sempre, assolutamente, perché l'aspiraggio della cappa praticamente mi spalza il sistema di rotazione dei vapori, quindi assolutamente non serve. Non serve perché non fa odore, non serve perché non si appanna nulla, perché qui esce solo vapore distillato, il minimo, proprio una cosa minima, ok, ed esce solo, diciamo, il profumo di quello che stiamo cucinando. Aspetta che metto un po' di sale, ok. Ilaria, com'è? Buono. Ok, allora adesso tiriamo fuori la nostra torta. Adesso se c'è Annalisa mi cazzia perché mi ha detto quando la tiri fuori devi farla girare come come un volante. Vabbè, Annalisa, non so se l'ho fatta girare come un volante, ma adesso io la tolgo e vediamo, eh? Vediamo, sì, dovrebbe staccarsi. Mamma, che buona, la sento che bella morbida. Poi vabbè, se la lasciavo ancora un po' diventava ancora più dorata, però non posso tenervi qua così tanto tempo. Ok, ho paura.
No, allora togliamo subito. Voilà, questo è sotto, come potete vedere. E aiuto, non riesco. Come faccio? Aspetta, adesso posso prendere. Prendo questo. Vediamo, fare così. Voilà. E... ah no, mi si è attaccata sotto, porca miseria. Vabbè. Allora, niente, mi si è attaccata sotto, la lascio qua, perché sennò faccio un disastro perché è troppo calda, ok? Però volevo farvela vedere tagliata. Aspetta. Oggi si metterò a dovrei averlo da qualche parte. È quello lì piegato? Questo? Ciao, una mia cliente vuole vedere gli arancini, possiamo prepararli per la prossima volta in diretta? Allora, gli arancini li possiamo fare, ma li faremo il praticamente o il mercoledì o il venerdì, che facciamo le cotture, diciamo, di una sola cosa, vi facciamo vedere tutto il procedimento, ok? Ovviamente in una dimostrazione dove c'è un po' di tutto da farvi vedere è impossibile, ok? Perché sono qui da sola, come faccio a fare tutto? Quindi assolutamente volevo tagliarvela per farvela vedere, solo che è calda e vabbè, aspettiamo. Vedete com'è morbida? No, ma è eccezionale, vedete? Ok, vedete? Dentro come bella cotta, solo che adesso bisogna aspettare che raffreddi un po', ok? Posso metterla qua? Mm-hmm. Perfetto. Allora, non so, spero di aver detto tutto, perché poi quando mi riguardo la diretta ogni volta mi dico mi sono dimenticata questo, porca miseria, piuttosto che se le mie colleghe mi vogliono suggerire qualcosa che posso spiegare, lo faccio volentieri, altrimenti io penso di aver terminato. E Ilaria si sta bruciando il palato perché è ingorda del fritto e quindi mangia. Dimmi, Ilaria. Allora, il fritto è meraviglioso, puoi mettere tutto, patate, pesce? Sì, assolutamente. In quanti minuti? Ma guarda, all'incirca sono sempre, siamo partiti da olio freddo, eh? Quindi fai conto che dal momento che esce il vapore, che quindi l'olio è arrivato a temperatura, 7-8 minuti sono pronti, ok? Quindi poi lo puoi controllare, quindi una o due volte lo puoi guardare, quando lo vedi che è ben dorato è pronto. Io qua adesso ho fatto un po' misto, ho fatto pesce fresco, pesce congelato, un po' di tutto, ok? Giusto per farvi vedere. Ci sono le fragole nella torta? Sì, ci sono le fragole fatte a pezzetti nella torta su un po' di granelle di zucchero. Basta domande. La torta è una classica ricetta dei 7 vasetti, non so se la conoscete, si mette un vasetto di yogurt, poi questo vasetto lo utilizzate per fare un vasetto di olio di... io metto l'olio di girasole perché è più leggero. Poi mettete 3 di farina, in questo caso ho messo 2 di farina e 1 di fecola di patate perché mi rimane ancora più morbida, 2 di zucchero e 3 uova. La potete fare in tutte le versioni, quindi in base allo yogurt che voi prendete potete farla al cioccolato, piuttosto che con le pesche, piuttosto che con l'ananas, quello che volete. Quindi quando sono quando devo fare una cosa veloce, che non ho tempo di impastare, faccio questa, perché non uso né bilancia né nulla e in un attimo è pronta, ok? Allora, vi saluto tutti e niente, per la prossima diretta ci vedremo, ok? Ciao!